Ragazzi, buongiorno. Allora, nuova location per i nostri video. In realtà mi sono spostata tipo di 1,5 metri da dove li faccio di solito, ma perché ho dei progetti belligeranti per questa parete qua dietro, quindi sto iniziando a abituarmi a questa location, perché se tutto va secondo i piani dovrei iniziare a fare video così, con questa parete alle spalle che diventerà molto più bella di come la vedete adesso. Oggi parliamo di un libro che vi ho fatto vedere spesso su Instagram. L'ho letto ultimamente, l'ho finito tipo 2 settimane fa. Mentre lo leggevo ve ne ho parlato spesso, ancora nelle storie in evidenza di Instagram, i pallini che trovate nel mio profilo, c'è un pallino dedicato a questo libro in cui ho raccolto le storie che ho fatto mentre lo leggevo. E oggi ve ne parlo. La scorsa settimana è andato online sul blog il post in cui approfondisco molto di più la trama, per cui adesso vi dirò farò un commento al libro e alla lettura. Se vi interessa sapere più nel dettaglio come si sviluppa la trama, andate sul blog www.amarantimes.it. Il post è tipo il penultimo o il terzultimo. Lo vedrete lì in home page. Il libro di cui parlo è La linea del colore di Iggy Abascego. Il libro edito Bompiani mi è stato inviato dalla casa editrice, quindi qua mettiamo un gifted by grande quanto una casa. Allora, il libro parla, ci sono 3 piani narrativi. Il primo è il piano di Lafanu Brown, che è una pittrice di origine americana. Lei è nera di origine mista, Chippewa e ta non Tahiti, è haitiana. Viene presa dalla colonia nella quale l'uomo bianco aveva confinato il suo villaggio, li avevano messi lì in una riserva, così come viene chiamata. In questa riserva lei viene notata da una donna bianca, americana, benestante, che diventa la sua protettrice. La prende sotto la sua ala benefica. Lei è una donna di fine 800, molto in fissa con la beneficenza, il volontariato e soprattutto con la causa dei neri. Quindi lei prende questa ragazza nera da questa situazione di assoluta selvaggezza nella quale la vede, la vive, la prende e la porta nella civiltà, quindi la fa studiare, le paga gli studi, le paga i vestiti, le paga qualsiasi cosa. E la Fanù quindi entra in questo mondo medio-alto borghese di bianchi in cui la cultura, lo studio dei classici, lo studio di determinate discipline come la letteratura, l'arte, eccetera, 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 conferiscono un certo status a chi ne fa parte. E quindi la Fanù si avvicina sempre di più all'amore per la pittura. Ci troviamo, non so se ve l'ho detto, metà dell'Ottocento, nella seconda parte dell'Ottocento, più o meno 1850, ecco, questo è l'intorno. Quindi la Fanù viene prelevata dalla sua tribù di buoni selvaggi, così come li vede la benefattrice Wasp. Viene prelevata dalla tribù di selvaggi, viene portata nella buona società americana e lì viene portata a studiare presso un college. Questo college lei è l'unica nera. Le sue compagne bianche non la vedono di buon occhio. Viene esclusa, viene derisa, viene additata. E una sera che ha avuto l'ardire di andare a teatro come tutte le sue compagne, viene aggredita. E il 1859 la Fanù Brown dice: non sa se quella notte è stata violentata, perché lei si risveglia, non ha memoria di quello che è successo, è dolorante, ha i vestiti strappati, viene portata da un medico. Da lì inizia un periodo di crisi per la Fanù, perché l'aggressione fisica, oltre a darle dei traumi fisici, le dà anche dei traumi psicologici, ovviamente. È già bello come vedere come sin dall'inizio questo libro ci rivela non soltanto come dire,
quanto è falso uno stereotipo, ma anche quanto uno stereotipo positivo possa spesso nascondere invece qualcosa di molto molto negativo. Per cui una ragazza presa dal suo contesto, visto come selvaggio, visto senza nessuno sbocco, senza nessuna speranza, viene portata all'interno di una società civile, illuminata, tutto quello che vogliamo, e lì subisce una violenza che le lascerà dei segni fisici e psicologici importanti. Il libro in realtà si apre molti anni dopo. Il libro si apre nel 1887, quando la Fanny Brown, ormai grande, ha più di 40 anni e vive a Roma. Vive a Roma e si trova nella piazza antistante Roma, la stazione centrale di Roma, nel momento in cui arriva in Italia la notizia che a Dogali, in Eritrea, un gruppo di militari italiani andati lì per la missione coloniale italiana, che ricordiamoci sempre è ben precedente la disastrosa impresa imperialista del buon Benito, un gruppo di soldati italiani andati lì per colonizzare l'Eritrea viene uccisa dai resistenti eritrei. La folla che apprende questa notizia si scaglia contro la Fanù, perché la Fanù lì in quel momento è l'unica nera e viene presa di mira e le viene chiesto: tu nera, voi neri, perché avete fatto del male ai nostri ragazzi bianchi laggiù in Africa? Anche qui è chiaro il ribaltamento di tutto, perché i ragazzi in Eritrea sì, avranno anche ammazzato altre persone, questo per carità non è mai giusto, ma ci si trovava in guerra, in quel momento stavano resistendo, stavano cercando di non diventare schiavi colonizzati dal grande uomo bianco ancora una volta. Dopodiché la Fanny Brown in quel frangente rischia il linciaggio, quindi un uomo la prende dalla folla, da questo gruppo di gente inferocita che le si scaglia contro, la prende e la salva. Quell'uomo è un uomo al quale la Fanny deciderà di raccontare tutta la sua storia. Quindi da questo primo capitolo, che in realtà non è il primo capitolo ma viene chiamato prologo, in cui ci viene raccontato appunto 1887, eccidio di Dogali, arriva la notizia, la folla insorge contro la Fanny che era là. E da questo episodio parte tutto il libro, che poi si dirama in tre direzioni, due più una che è un sottorametto tutto suo. La prima direzione è quella di questo viaggio ritroso nella vita di La Fanon, perché lei decide di raccontare tutto quello che le è successo sin dall'inizio a quest'uomo che la salva dalla folla, e inizia a scrivere una sorta di diario, una memoria in cui ripercorre tutta la sua vita. Quindi da quando era nella riserva, a quando viene portata via, a quando va in quel college, a quando subisce la violenza, tutto il periodo dopo, come arriva in Europa, come arriva in Italia e poi vi si stabilisce. L'altro filone narrativo è nella contemporaneità. Ai giorni nostri c'è una ragazza, Leila, di origini somale, italiana, lei è una curatrice d'arte, si appassiona alla vicenda di La Fanu Brown, studia la vita e i lavori di questa pittrice, perché poi La Fanu diventa una pittrice a Roma, studia il lavoro di questa pittrice e vuole mettere su una mostra sul personaggio, sulla pittrice La Fanu Brown. La sua cuginetta ha una cugina più piccola di lei che vive in Somalia, lei è nata e vive in Somalia. Con questa cuginetta sono in contatto tramite WhatsApp, si scambiano dei messaggi. Un giorno la cuginetta Binti le dà la notizia: Leila, voglio provare il viaggio per arrivare in Europa, voglio andarmene da qui, non c'è nessuna prospettiva, non ci sto a fare nulla qui, voglio partire. Lei cerca di dissuaderla perché sa perfettamente che quel viaggio, anche se alla fine la portasse veramente in Europa, sarebbe un viaggio distruttivo per lei come persona, come tutto. E quindi cerca di dissuaderla, ma Binti ormai è partita. Binti va, cerca di lasciare la Somalia, cerca di arrivare in Europa. Il suo viaggio non sarà ovviamente un viaggio positivo. Non voglio dirvi altro della trama perché secondo me è scritta con una tecnica molto buona, riesce a tenere alta l'attenzione nonostante ci racconta appunto di tre filoni narrativi piuttosto distanti gli uni dagli altri, perché abbiamo la Fanù alla fine dell'Ottocento, abbiamo Leila ai giorni nostri,
In Italia poi fa dei viaggi, vabbè, va in America per vedere i posti in cui la Fanù è cresciuta, però fondamentalmente Italia giorni nostri, Somalia giorni nostri. Quindi ci sono questi tre filoni che vengono intrecciati con una tecnica che secondo me funziona molto molto bene. Dal punto di vista delle tematiche, che è quelle che mi preme affrontare con voi, secondo me questo libro è un pozzo di temi. E la cosa che mi ha sorpreso sin dalle primissime pagine, infatti ve l'ho detto anche in quelle storie che sono ancora là nelle storie in evidenza, che Isshoog Osheghu riesce, adesso io non saprei dire se è un fatto di tecnica narrativa, se è un fatto di, come dire, creare dei focus tematici che si integrino bene gli uni con gli altri, fatto sta che lei tratta in questo libro di un'infinità di temi diversi, riesce ad integrarli perfettamente, riesce a non appiattirli tutti quanti sotto un'unica patina, un'unica etichetta, ma nonostante riesca a farli vivere ognuno nella sua, come dire, tridimensionalità di tema a sé stante, riesce a integrarli in maniera tale che noi riusciamo ancora a identificarli uno per uno come tema a sé stante, ma riusciamo anche a intravedere dietro i singoli temi un tema generale che li comprende tutti. Così all'interno di questo libro noi troviamo, ho una cosa in un occhio, oddio, che male. Ok. All'interno di questo libro noi troviamo la questione dello schiavismo e dei neri, come venivano trattati alla fine dell'Ottocento in America. Troviamo di conseguenza la lotta per i diritti civili delle persone di colore in America, in Europa, ovunque. Troviamo il discorso sulle donne, su l'emancipazione da un sistema patriarcale che le opprime in qualsiasi modo, che esse siano delle Chippewa che vivono in un villaggio confinato presso le cascate, che siano delle donne della buona società americana, che siano delle ragazze che nascono negli anni 2000 in Somalia. Tratta della questione meridionale, perché un'altra cosa che l'autrice riesce a inserire in questa narrazione è anche l'Italia. Nel 1887 l'Italia è una nazione unificata da relativamente poco tempo, una ventina d'anni. Questa unità c'è, ma forse non c'è. Ci viene raccontato di queste persone che vengono mandate in Africa per colonizzare l'Africa in nome di una patria, di un loro paese che sta alle loro spalle, ma in realtà molti di loro forse non sentono questa unità, questa appartenenza patriottica. Ce n'è uno in particolare che a un certo punto è come se prendesse la parola, no? La telecamera si avvicina sul suo personaggio e ci viene narrato un pezzettino della sua storia. Lui è andato lì semplicemente per i soldi, perché aveva bisogno di soldi, perché lui allevava animali, una malattia gli aveva decimato il bestiame e si era trovato disperato. E quindi l'unica soluzione era arruolarsi per ricevere l'indennizzo che ricevevano i soldati. E quindi il suo andare lì in Africa a combattere per portare il buon nome della patria italiana, in realtà non c'era, lui serviva soltanto un mezzo per sostentarsi, per continuare a campare. In tutto questo, Italia unificata sulla carta, ma gli italiani ancora non erano stati fatti, come si dice di solito. In tutto questo è la questione meridionale. Questi meridionali che si sono ritrovati in mezzo a questa rivoluzione, inglobati in questa entità politica nuova, di cui probabilmente non sanno nulla. Ricordiamoci che in quegli anni, che dal brigantaggio si stacca una specie di costola dalla quale poi maturerà quella che oggi è la mafia ha una sua origine, una sua spiegazione, che non vuole essere in nessun modo giustificazione, ma una sua origine, ha un suo motivo d'essere. Hijab Asheghu riesce a farci stare tutto dentro questo libro, ragazzi, è veramente incredibile. Ci sono delle frasi che vengono lanciate che insinuano dei dubbi, delle riflessioni su delle tematiche molto diverse da quelle che sta trattando esattamente in quel paragrafo, ma che non restano soltanto delle meteore. Riescono poi a legarsi a qualcos'altro che viene dopo, a qualcosa che è venuto prima. C'è una frase della benefattrice di La Fanù, Betsby, la ricca americana che la prende sotto la sua ala protettrice, protettrice, non riuscirò mai a dirlo bene il primo tentativo, sempre dal secondo in poi. La sua ala protettrice dice, forse proprio dei meridionali li tengono ignoranti perché se sono ignoranti sono più facili da comandare.
E quindi ragazzi, cioè questo libro è un bombardamento di cose che ti vengono sputate addosso, sulle quali non puoi fare a meno di riflettere. È soprattutto molto apprezzato il capitolo di chiusura, che è una sorta di postfazione, ringraziamento. Il titolo è Making of, quindi racconta anche di tutto il lavoro di ricerca preliminare alla stesura del libro, in cui Giaba, e se lo trovo ve lo leggo, ci dice qual è lo scenario comune a tutti questi tipi di oppressione, a tutti questi tipi di cose che non vanno bene, che non andavano bene, che continuano a non andare bene. E ci dice, ecco, questa è una cosa interessante che non sapevo, voglio recuperare gli altri libri. Ci dice: il libro conclude un'ideale trilogia, un percorso che è iniziato con il romanzo Oltre Babilonia nel 2008 e proseguito con Adwa nel 2016. Nella mia testa la chiamo la trilogia della violenza coloniale. Ho voluto indagare cosa succede alle persone quando una violenza, che non è solo sessuale, ma anche sistemica, attraversa i loro corpi. Violenza che, badate bene, ha in questi libri la sua patente d'identità, una violenza patriarcale e coloniale. E basta, in questo c'è tutto, ragazzi. Non c'è molto altro da aggiungere a queste parole. Il libro, secondo me, è costruito molto, molto bene. Ci parla di cose che sono attuali anche quando sono iniziate molti secoli fa e noi ce li siamo trascinati, nonostante tutto. Siamo riusciti, nonostante il tempo che passa, a non risolverle, magari a trasformarle in altro, ma a non risolverle, a non mettere un punto, perché quel sistema patriarcale e coloniale ce lo trasciniamo dietro da molti, molti secoli. E quindi, per quanto le cose possono cambiare, se rimaniamo chiusi dentro il sistema, probabilmente non cambieranno mai troppo. Infine, una cosa di cui vi ho parlato nel post e che vorrei approfondire, quindi lancio un appello a voi: se avete delle notizie, datemele, circa gli autori afro-italiani. Io già scelgo con questa prova di scrittura, ci dimostra che l'Italia è già un paese multiculturale. Possiamo chiudere tutti i porti che volete, ragazzi, possiamo fare tutti i discorsi della minchia che volete, Salvini prima gli italiani, prima questo e prima quell'altro, ma l'Italia è già un paese multiculturale. All'interno della nostra cultura ci sono già influenze che vengono da altrove, che vengono da origini, che vengono da persone che hanno incamerato dentro sé delle culture che magari non hanno neanche conosciuto direttamente, perché loro sono italiani e sono figli di migranti di seconda e terza generazione. Ma all'interno delle maglie, del tessuto, della cultura italiana abbiamo già una generazione di scrittori afro-italiani che dà nuova linfa alla nostra cultura, che ci racconta delle cose che ci appartengono, ma che fino ad oggi abbiamo deciso di trattare come qualcosa che è esotico, che sta là fuori, che è in Africa, che è in America. Noi non c'entriamo niente. No, no, noi ci siamo dentro fino ai gomiti, ragazzi, ed è ora che iniziamo a parlarne anche noi. Quindi, se qualcuno di voi ha fatto degli approfondimenti, ha studiato, ha letto per i fatti suoi qualcosa su gli autori afro-italiani, nostri contemporanei o anche non nostri contemporanei, se c'è un autore afro-italiano che conoscete del 1800, segnalatemelo, vi prego. Se qualcuno di voi ha delle notizie in questo senso, vi prego condividetele con me, perché vorrei fare una bella ricerca in questo senso e poi ovviamente vorrei condividere con tutti voi il risultato. Detto questo, basta, direi che i nostri bei 18 minuti di chiacchierata oggi ce li siamo fatti, ragazzi. Ditemi se questa location vi piace, ovviamente non sarà così squallida ancora per molto. Arriverà, arriverà il momento in cui sarà bella, figa e rigogliosa. Vi rimando al prossimo spumeggiante video, ragazzi. Ciao!